Questa serie di indagini risponde al libro Nient'altro che la verità, che afferma che per Benedetto XVI le parole munus e ministerium sarebbero state dei sinonimi, perché per lui, in quanto teologo, la parola munus avrebbe significato sia papato sia tria munera dei fedeli, come indagato qui. Ora siamo al punto di cercare di comprendere i passaggi logici con cui Benedetto XVI, partendo dal foglio bianco della Declaratio, ha utilizzato il sostantivo ministerium e il verbo servio per suddividere le attività dell'esercizio del papato. Ehi, scopriamone alcune. La non rinuncia di Benedetto XVI. Se Benedetto XVI avesse voluto rinunciare al papato, avrebbe seguito il canone 332 sezione 2. Nel caso che il romano pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente, eccetera. In latino, si contingat ut Romanus pontifex muneri suo renuntiet, eccetera. Perciò Benedetto XVI nel testo prima avrebbe scritto una introduzione incentrata sul munus ufficio del Papa, per esempio sulle responsabilità morali e spirituali verso la fede e i fedeli, e anche sui propri limiti spirituali nel continuare a rispettare i doveri verso Gesù, verso la Chiesa e verso i papi precedenti, e altro ancora. Dopo questa introduzione avrebbe dato la comunicazione «Declaro me muneri renunziare. Dichiaro di rinunciare al mio ufficio». In latino «muneri», non «munus», perché nelle declinazioni latine «muneri» significa «al munus». Le declinazioni funzionano così. Nominativo. Quando i latini volevano dire il munus come soggetto, dicevano munus. Per esempio, munus è impegnativo. Il munus è impegnativo. Genitivo. Quando i latini volevano dire del munus, dicevano muneris. Per esempio, io sono degno muneris. Io sono degno del munus. Dativo, che è il nostro caso. Quando i latini volevano dire al munus, dicevano muneri. Dichiaro di rinunciare muneri. Dichiaro di rinunciare al munus. E poi abbiamo il caso accusativo, quello vocativo, quello ablativo. Quindi, tornando a Benedetto XVI, dalla differenza tra il canone 332 e la declaratio, ossia dalla differenza tra declaro me muneri, renunziare, e declaro me ministerio, renunziare, si ricava con certezza di fronte a Dio e di fronte agli uomini che Benedetto XVI voleva comunicare l'interruzione perpetua dell'esercizio di una parte delle attività papali, il ministero, e la prosecuzione dell'esercizio delle altre attività papali, proprio per non mettere in discussione il possesso del munus ufficio di Papa. È scritto così. Chi afferma questo va in paradiso. Chi afferma qualcosa di diverso va in purgatorio, per questo caso. Poi, per chi non accetta il purgatorio, c'è anche la botola per l'inferno.
perché rinunciare ad una sola parte delle attività del Papa anziché a tutte? Tutte le attività del Papa sono indicate dal codice di diritto canonico con l'espressione esercizio del munus. Il canone 334 sul Papa utilizza appunto questa espressione. Nell'esercizio del suo ufficio, il Romano Pontefice è assistito dai eccetera. Ora, un Papa non può cessare totalmente l'esercizio del munus ufficio, perché l'esercizio del munus ufficio è un dovere, come per qualunque altro ufficio ecclesiastico. Lo dice il canone 145. L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico costituito stabilmente per disposizione divina o ecclesiastica da esercitarsi per un fine spirituale. Capito? È da esercitarsi. Non è che si può scegliere se esercitarlo oppure no. Ora, nel caso di Benedetto XVI, è vero che un papa non è soggetto ad alcun giudice sulla terra. Canone 1404. Prima sedes a nemine judicator. La prima sede non è giudicata da nessuno. Ma se Benedetto XVI avesse rinunciato totalmente all'esercizio del munus, ossia se avesse mantenuto il possesso del munus e avesse rinunciato a tutte le attività del munus, le critiche contro di lui sarebbero state fondate, fino all'indizione di un conclave contro di lui, probabilmente legittimo, per provvedere alla Chiesa di un governo. In fin dei conti, banalmente, quando un papa muore, se ne elegge un altro, perché quello defunto non può più effettuare l'esercizio del munus petrino. Lo vedremo meglio nella serie di indagini sulla non rinuncia. Da parte di Ratzinger è quasi certo che non avrebbe voluto fare alcuna riduzione delle sue attività papali, ma vi è stato costretto. Forse ha dovuto fronteggiare una situazione all'interno del Vaticano che lo ha portato all'esaurimento fisico. Allora ha deciso di risolvere questa situazione prima creando una suddivisione in due parti uguali dell'esercizio del munus ufficio e poi rinunciando all'esercizio di una sola delle due parti. In questo modo, proseguendo la seconda parte dell'esercizio del munus, avrebbe mantenuto il pieno diritto al possesso del munus. Ecco il motivo per cui rinunciare ad una sola parte delle attività del Papa anziché a tutte. Ministerium e Servio. Benedetto XVI ha di fronte a sé il foglio bianco che poi diventerà la Declaratio e anche il blocco indistinto delle attività papali nella definizione di esercizio del munus ufficio dei canoni 145 e 334. Per suddividere il blocco dell'esercizio del munus ufficio, Benedetto XVI ha prima di tutto individuato la tipologia delle attività di ciascuna suddivisione. Una suddivisione sarebbe stata le attività di tipo pratico, con le opere e con le parole, e che nella Declaratio ha pure specificato in governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. L'altra suddivisione sarebbe stata per le attività di tipo offerta spirituale di se stessi,
soffrendo e pregando, dette anche di oblazione di sé. La prima suddivisione sarebbe stata quella a cui avrebbe poi rinunciato, mentre la seconda suddivisione sarebbe stata quella che avrebbe continuato ad esercitare anche in futuro, come stabilito nell'ultimo paragrafo della declarazione. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, eccetera, eccetera, preghiera, eccetera. Leggete la declarazione, entrate nei ragionamenti di Ratzinger. Fase successiva. Individuata la tipologia di ciascuna suddivisione dell'esercizio del munus officio, a Benedetto XVI occorrevano anche due parole per definire le due suddivisioni. Come le chiamo? Il probabile ragionamento che ha fatto Benedetto XVI è che qualunque esercizio di un munus ufficio ecclesiastico consiste in un servizio a Dio e agli uomini. Per cui, per definire la prima suddivisione delle attività papali, quelle di tipo pratico, dunque il primo tipo di servizio a Dio e agli uomini, la scelta della parola è stata semplice e anche canonicamente obbligata. Ministerium. Infatti, da qualunque vocabolario di latino, si viene a sapere che ministerium significa servizio. Ma più importante, il codice di diritto canonico utilizza ministerium per indicare proprio le attività di tipo pratico, per esempio il canone 545 sezione 1 e sezione 2, circa l'attività pastorale dell'ufficio di vicario parrocchiale. Ogni volta che risulta necessario, al parroco possono essere affiancati uno o più vicari parrocchiali, i quali si dedicano al ministero pastorale mediante attività e iniziative programmate con il parroco e sotto la sua autorità. Sezione 2. Il vicario parrocchiale può essere costituito perché presti il suo aiuto nell'adempiere tutto il ministero pastorale, oppure può anche essere costituito per assolvere uno specifico ministero contemporaneamente in più parrocchie determinate. Nell'originale in latino, nella sezione 1, quello che è tradotto ministero pastorale è ministerio pastorali, ministerio da ministerium. Anche qui c'è il gioco delle declinazioni latine, per cui ministerio significa al ministerium. Sezione 2, poco più sotto, quello che è tradotto specifico ministero è certum ministerium. Come si vede, la parola ministerium è associata alle attività, alle iniziative, ad aiuto, a compiti specifici dell'esercizio del munus ufficio. Quindi, per la declaratio, la parola ministerium era appropriata per definire le attività di tipo pratico. Quando è che Benedetto XVI utilizza per la prima volta la parola ministerium? Qua, al centro della declaratio. E nella seconda volta che parla della sua mancanza di forze. Già, per quale motivo Benedetto XVI parla per ben due volte delle sue forze? La prima volta è associata a tutto l'esercizio del munus petrino. Le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il munus ufficio petrino.
Dopo di questo, ancora non parla di ministerium, ma effettua la suddivisione del compimento del munus, ossia dell'esercizio del munus, secondo le due tipologie di attività, con le opere e con le parole, e soffrendo e pregando. Sono ben consapevole che questo munus ufficio, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto, ossia esercitato, non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Ora siamo al punto. Dopo questa suddivisione, scrive una lunga frase che inizia con tuttavia e termina con a me affidato, in cui riprende il tema della mancanza di forze e in cui utilizza per la prima volta la parola ministerium. Tuttavia, nel mondo di oggi, eccetera, 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 per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo sia dell'animo. Ah, ecco il motivo per cui adesso ripete la storia della mancanza di forze. È solo per una parte dell'esercizio del munus che non ha più le forze, non per tutto l'esercizio. Precisamente, non ha più le forze solo per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. Per l'altra parte, ha ancora le forze. E le attività di governare e annunciare sono due evidenti applicazioni pratiche di quello che prima aveva genericamente indicato come compiere il munus ufficio con le opere e con le parole. Infatti, è con le opere che si governa la barca di San Pietro ed è con le parole che si annuncia il Vangelo. Di certo, governare e annunciare non è soffrendo e pregando. Alla fine di questa lunga frase, Benedetto XVI utilizza per la prima volta la parola ministerium, ministero, per riassumere in una definizione questo tipo di attività, questa parte dell'esercizio del munus per il quale non ha più le forze. Tuttavia, eccetera, eccetera, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo è necessario anche il vigore sia del corpo sia dell'animo. Vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene che cosa? Il ministerium ministero a me affidato. Dunque, con la parola ministerium definisce il governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. E pertanto definisce la suddivisione generica dell'esercizio del munus con le opere e con le parole. Successivamente, qua, la definizione di ministerium gli sarà utile anche per la frase della rinuncia. Dichiaro di rinunciare al ministerium ministero. Altrimenti avrebbe dovuto scrivere dichiaro di rinunciare al governo della barca di San Pietro e all'annuncio del Vangelo.
Dunque, ministerium è una definizione utile sia da un punto di vista tecnico-giuridico e anche da un punto di vista discorsivo. Questo è quello che ha scritto Benedetto XVI. Il problema per Benedetto XVI è subentrato per la definizione della seconda suddivisione delle attività papali, quelle di tipo offerta spirituale di se stessi, il soffrendo e pregando. Dal testo della Declaratio si ricava che non ha trovato un'altra parola come sostantivo che significasse servizio, oppure che non l'ha trovata appropriata. Allora, dato che la parola ministerium era un sostantivo, Benedetto XVI ha avuto probabilmente l'idea di esprimere lo stesso significato di servizio anche attraverso un verbo, servio. Infatti, nell'ultimo paragrafo abbiamo: per quanto mi riguarda, anche in futuro vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio, che nell'originale latino è quod ad me attinent, eccetera, eccetera, toto ex corde servire velim. Servire in latino è una coniugazione del verbo servio, che anche in italiano significa servire. Dunque, Benedetto XVI ha utilizzato lo stesso significato di servizio in entrambe le definizioni, ma in due forme grammaticali diverse, per differenziarle l'una dall'altra. Per la prima suddivisione ha usato servizio in forma di sostantivo, ministerium. Per la seconda suddivisione ha usato servizio in forma di verbo, servio. Come conferma, si riscontra nella Declaratio che nella prima suddivisione delle attività del papato, quelle di tipo pratico, sono stati utilizzati solo dei sostantivi: opere, parole, ministerium, sono tutti sostantivi. Mentre nella seconda suddivisione delle attività, quella di tipo offerta spirituale di se stessi, sono stati utilizzati solo dei verbi: soffrendo, pregando, servio, sono tutti verbi. Et voilà! Abbiamo i punti fondamentali della Declaratio. Abbiamo la suddivisione in due parti dell'esercizio del munus officio petrino. Poi, scorrendo, abbiamo la rinuncia al ministerium anziché al munus, perché è la rinuncia alla prima suddivisione dell'esercizio del munus. Alla fine abbiamo la prosecuzione, anche in futuro, della seconda suddivisione. Anche in futuro vorrò servio servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. Questo è ciò che ha scritto il Papa nella Declaratio. Chi lo nega aggrava la sua posizione in purgatorio. Ora, cari cardinali e vescovi, provate voi a spiegare due trinomi: opere, parole, ministerium e soffrendo, pregando, servio. E anche la rinuncia extra canonica: declaro me ministerio renunziare. E vedremo pure i passaggi logici della Curia Romana, che l'ha portata a redigere una traduzione della parola munus della Declaratio in modo difforme, per esempio, dalla traduzione del codice di diritto canonico.